Dovevo fare. Maresciallo. Dovevo farmi prendere in giro da lei. Con quella faccetta d'angelo. Mi ci aveva fatto credere, sa. A me. Mi ci aveva fatto credere. Cosa dovevo fare? Stare a guardare, senza dire niente. Fare la parte del cornuto e del fesso, in silenzio. Vederla uscire, rientrare, quando le pareva. Alla gente. Lei pensa che la gente non ne parlasse. Era tutto un chiacchiericcio. Io lo so. Tutti a fare risatine quando passavo io. Eccolo. Arriva il cornuto. Dicevano. Non è stato capace di tenersi una ragazza giovane come lei. Forse che non gli funziona bene l'uccello. E io dovevo stare zitto e fermo. Maresciallo. Mi capisce, vero? E uomo pure lei. Ma certe cose non devono esistere. Flavia? Flavia? Mi dice. Flavia. È stata sempre bellissima. Flavia. Una brava ragazza. Lavoratrice. È onesta. All'inizio non ci parlavo assai, lei non dava confidenza a tutti e questo per me era un pregio. La madre ha il conto nella banca dove lavoro io e ogni tanto veniva pure Flavia a fare qualche operazione e così. Dopo un po' di tempo mi sono deciso a invitarla a prendere un caffè. Educata e rispettosa, maresciallo. Mai una parola sbagliata. Mai un gesto fuori posto. Niente. Una ragazza d'oro. Io le ho dato sempre buoni consigli. Dove e quanti soldi investire. Le ho fatto anche avere una piccola rendita, così non dovevo lavorare più. A che le serviva a lavorare? Le ho detto, Flavia, lascia perdere questo lavoro che tanto non vale la pena. Ti devi alzare presto e la sera torni stanca. Lascia stare. Ora ogni mese ti arrivano i soldi sul conto e tu ti puoi dedicare a casa. E se ti va a uscire con la mamma e con le amiche? E poi hai 20 anni e dovresti pensare a mettere su famiglia. Oramai sei grande. E lei pensa che mi ascoltasse? Maresciallo. Sì, all'inizio sì, però non voleva lasciare il lavoro. Diceva che dentro casa si annoiava, che il tempo non le passava mai. La vuole sapere una cosa? Io, tutto questo.
devo sposarla. La volevo sposare. Avevo già pensato a tutto. E così, col mio lavoro in banca, potevo provvedere per tutti e due. E pure per tre, vogliamo. E allora, a che le serviva lavorare? Con chi? Con tutte quelle mezze puttane delle sue colleghe che si truccano, escono senza orari, pure a mezzanotte. Ma le pare? No. Flavia era una brava ragazza. E io non le volevo fare mancare nulla. A me bastava che lei fosse felice. E sono sicuro che a fare la mamma e la moglie sarebbe stata contentissima. Ma lei non si voleva fidanzare con me. Anzi, diceva legare. E che le pare che ho in mano una corda io. Che vuol dire legare? Io posso legare un cane. Una persona no. E che diamine. Voleva essere libero e viversi la vita. Viversi la vita. Bruciarsela, casomai. E certo, perché viversi la vita vuol dire scambiare la notte con il giorno. Spendere lo stipendio per comprarsi stupidaggini, aprirsi un profilo Facebook, andare a ballare fino all'alba con le amiche e lavorare come un mulo tutta la settimana. E me lo ha pure detto che lei voleva una vita diversa, che non mi amava e che ero troppo vecchio per lei. Io che dovevo fare, maresciallo? All'inizio ho provato a essere gentile. Le mandavo i fiori. La chiamavo. Le scrivevo pure le lettere d'amore. Non si convinceva. Così ho pensato che fosse meglio parlare di persona. E ogni tanto mi facevo trovare davanti all'asilo dove lavorava. La prima volta si era un po' spaventata. Sa com'è? Con tutti questi malintenzionati che ci sono in giro. Poi la volta dopo mi ha detto di non venire e che se insistevo allora chiamava la polizia. E che una chiama la polizia perché ha un innamorato. Io mica le volevo dare fastidio. Le volevo solo parlare. Io la amavo. E volevo il meglio per lei. E lei niente. Anzi, peggio. Perché dopo un po', quando usciva dal lavoro, si faceva accompagnare alla macchina da uno. Come dice? Non lo so chi è. È uno che lavora lì, all'asilo, un tipo sui 30 anni,
Lo conosco. Allora ho cominciato a perdere la pazienza. Perché io mica sono un pazzo. Io volevo solo parlarle. E invece lei usciva con questo qua. E dovesse vedere come si guardavano. Le scintille dagli occhi. La gente rideva di me. Mi ero innamorato e lei non mi voleva. Anzi, se la faceva con un altro. E davanti alla faccia mia, per giunta. Crede che non lo so? Che fossero amanti, che andavano a letto insieme. Questo qua stava rovinando Flavia e io non lo potevo permettere. Allora un pomeriggio, mentre lei stava ancora lavorando, le ho scritto un biglietto. E gliel'ho lasciato sul parabrezza della macchina. Le dicevo che l'amavo e che non si doveva rovinare con persone come quello là, che non avevano arte né parte e che lo sapevo che lei si stava comportando così per ingelosirmi e mettermi alla prova. Ma che io ero già innamorato di lei. E che se voleva ci saremmo potuti sposare. Anche il giorno dopo. E lei? Niente. Neanche una telefonata o un cenno di risposta. Allora ho scritto un altro biglietto. Lo sa, Marcello? Flavia era innamorata di me. Ma voleva capire bene se avevo intenzioni serie. Lo so che mi amava. Perché quando leggeva questi biglietti si metteva a piangere. Di commozione. Certo, io la vedevo perché mi nascondevo poco distante e sapesse quanta tenerezza mi faceva. Era bloccata, ecco. Non riusciva a esprimere i suoi sentimenti. Ma con il tempo e la pazienza ce l'avrebbe fatta. E invece niente. E allora l'ho picchiata. Perché certe volte con le donne bisogna fare così, no? Pure mio padre certe volte lo faceva. Menava mia madre quando faceva qualche stupidaggine. Diceva che poi capiva meglio. Ma non le ho fatto male. Le ho dato un paio di schiaffi per farla ragionare. E le ho bloccato le mani. Perché quella piccola stronza si ribellava e voleva graffiarmi. E continuava a dire di no. Che non mi amava, che non mi voleva. A un certo punto le ho chiesto se pensasse che non fossi abbastanza uomo per lei. E le ho messo una mano là. Sulla patta.
Ce l'avevo duro. Con lei mi capitava sempre. E allora ho cominciato a strillare. E ho dovuto lasciarla andare. È scappata come il vento. E piangeva. Io pensate che ero contento. Mi aveva preso in giro. Io ci avevo creduto. L'avevo aiutata, consigliata. Ne volevo fare una donna felice invece. E così l'ho sparata. Meglio morta. Che puttana! Meglio morta che rovinata! Perché quella vita che faceva sarebbe successo. E poi mi dovevo vendicare perché mi aveva preso in giro. Mi ci aveva fatto credere veramente. Ma non la volevo ammazzare. Io le volevo dare solo una lezione. Mi deve credere, maresciallo. L'ho dovuto fare per difendere il mio onore. Malgrado tutto quello che mi ha fatto. Io la amo ancora. Me lo dai il permesso di andare al suo funerale? Le vorrei portare dei fiori.